Ciao scaloppine, bentornate o benvenute sul mio canale. Oggi grande giornata di unboxing e novità. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al mio canale per supportarmi e non perdere i prossimi video. Questa volta ho comprato delle cose diverse dal solito perché serviranno sempre per dipingere, ma sulle tazze. Infatti ringrazio tantissimo Victoria Watercolor perché mi ha fatto scoprire questo nuovo mondo e mi ha aiutata anche a fare l'ordine in modo da avere tutto il necessario per partire fin da subito. Ho acquistato quasi tutto il materiale su Necky Shop e ho uno sconto anche per te del 5% che ti lascio qui e in descrizione. In questo giga scatolone ci sono 36 tazze. Ho deciso di prenderne tante subito così non dovevo più pensarci e sono da 350 ml. La prima scatolina conteneva i pennarelli per la sublimazione, lo scotch termoresistente e i fogli per trasferire il disegno sulla tazza. Qui invece è contenuto il vero pezzo forte, la Cricut Mug Press. E questa macchina che fa la magia perché scalda l'inchiostro che c'è sul foglio e lo trasferisce sulla tazza e questo viene proprio impresso nella ceramica e non va via con i lavaggi neanche in lavastoviglie. Questo è tutto necessario che serve per disegnare e dipingere le tazze a mano. Volendo si possono usare anche altri macchinari e trasferire direttamente le grafiche che si fanno magari sull'iPad o su altri programmi di grafica. Io non li ho ancora presi perché volevo prima sperimentare appunto così a mano, ma sicuramente più avanti li comprerò e poi vedremo insieme se la cosa vi interessa, come fare anche con altri strumenti. All'interno della scatola della MagPress ci sono i cavi di alimentazione e anche il cavetto per collegarla al computer che sarà poi da registrare prima dell'utilizzo. Invece su Amazon ho acquistato questi pennarelli sempre per la sublimazione e li ho presi perché vorrei fare un video confronto magari più avanti. Fatemi sapere se la cosa vi può interessare. Ora che ho tutto, direi che si può iniziare a fare la prima tazza. Inizio adattando il foglio per il trasferimento alla misura della tazza. Questi sarebbero già giusti per fare le tazze, ma quelle più grandi, quelle da 450 ml. Comunque, semplicemente basta tagliare un pezzettino di carta. Per la prima avevo voglia di utilizzare la stessa grafica che mi ero tatuata sotto il ginocchio l'anno scorso, che è questa farfalla con gli occhi e le stelline. Quindi la stampo su un foglio normale della dimensione giusta e poi la trasferisco con la lavagna luminosa sul foglio fatto apposta per le tazze. Una cosa che ho visto in altri video ed è anche segnalata sui pennarelli è che praticamente sul foglio sembreranno molto, ma molto più chiari di quello che poi saranno effettivamente sulla tazza. Infatti, questa prima l'ho fatta in bianco e nero per capire un minimo, e la stella che poi farò sul retro, invece di venire rosa come il pennarello che avevo scelto, verrà rossa, decisamente rossa. La cosa che mi ha convinto a comprare tutto il necessario per fare le tazze fatte a mano è che questi colori si possono acquerellare. Infatti basta sciogliere un po' di inchiostro stendendolo proprio come colorare un foglio su un pezzo di ceramica o di plastica e con il pennello con l'acqua si può miscelare proprio come un acquerello. Una volta steso il colore sul foglio non si può sfumare, quindi è un po' buona la prima, però l'effetto è comunque molto carino. Questa volta ho utilizzato i pennelli con il serbatoio, ma chiaramente si possono usare anche quelli normali. Per la stella ho provato ad utilizzare direttamente i pennarelli, proprio per sperimentare un attimo e capire come poteva venire il colore. Dopodiché prendo il foglio disegnato e lo fisso alla tazza con il nastro adesivo termoresistente. Per sicurezza uso anche un pezzo di carta da forno.
Inserisco la tazza dentro alla macchina e chiudo bene con la pressa. Avvio tutto quanto e attendo che la macchina finisca tutto il processo. Ci vorranno circa 7 minuti. Tiro fuori la tazza e aspetto che si raffreddi un attimino perché è veramente molto calda. Rimuovo tutto quanto e il lavoro è fatto. È pronta per essere utilizzata. Ecco qua il risultato, spero che il video ti sia stato utile. Io ti aspetto nel prossimo video e ti saluto. Ciao!